Quando c'è un cambiamento, Federazione Galattica della Luce, punto LAI, attraverso TPD, 12 maggio 2024, entità LACA, ambasciatore dei Fratelli dello Spazio. La Terra ha subito molti cambiamenti nel corso della sua storia. Ci sono stati grandi tumulti seguiti da altrettanto grandi momenti di pace. È importante ricordare che siamo tutti uno, e quando c'è un cambiamento sul pianeta, esso colpisce tutta l'umanità e l'universo intero. Il fatto che il vostro DNA sia attualmente in fase di riorganizzazione è uno degli aspetti più entusiasmanti dell'essere sulla Terra oggi. Grazie ai raggi cosmici che arrivano sulla Terra, il cambiamento si diffonde ed i vostri corpi subiscono una riorganizzazione. Le informazioni antitetiche riguardanti la conoscenza e la storia dell'umanità si uniscono ora sotto un'unica verità, quella della luce. Mentre parliamo, il DNA di tutta la vita viene riscritto. È come un computer a cui è collegato un virus o un worm. Esso viene corretto, ma allo stesso tempo viene anche cambiato. Questo cambiamento va avanti da migliaia di anni. Siete troppo distratti dai vostri pensieri terreni per notarlo. In questo momento, intorno a voi sulla Terra, le cose cambiano più velocemente. Attualmente state sperimentando un enorme cambiamento come specie, ma non riguarda più solo voi. Succede anche in altre parti di questo universo. Poiché siete chiamati a risvegliarvi, a cambiare e vivere nel momento presente, vi viene anche dato il dono della conoscenza. La vostra atmosfera è permeata dal dono dei raggi cosmici. Questi raggi vengono trasmessi in modo tale che possa verificarsi un cambiamento nel vostro DNA. I raggi cosmici ora sono più potenti e viaggiano nell'aria. Potete vederli mentre attraversano l'atmosfera, perché in questo momento c'è un accumulo di energia intorno a voi. Il cambiamento che sta accadendo proprio ora scuote l'intero pianeta. State attraversando qualcosa di più grande di quanto voi abbiate mai sperimentato sulla Terra. Tutte le vostre cellule si risettano e si potrà assistere così alla nascita di una nuova vita. Ciò accade a diversi livelli della vostra vita, ma a partire da ognuno di voi singolarmente. Il vostro DNA si evolve nel tempo, impiantando schemi di pensiero e schemi di luce. Il vostro DNA muta. Nuove eliche vengono create quando i filamenti codificati dalla luce iniziano a unirsi. Le forze elettromagnetiche dell'assoluto uniscono l'energia dispersa nel vostro corpo. I filamenti fisici del DNA nei vostri corpi non sono così densi come prima. Adesso contengono filamenti di luce come le perle di una collana. Tutto questo è un grande progresso. Siamo felici di condividere, attraverso la nostra mediatrice, le osservazioni svolte secondo cui avete effettivamente fatto grandi progressi nel vostro percorso di risveglio, sia sul piano organico che di coscienza. Avvertiamo che anche la nostra energia inizia a cambiare, mentre vi comunichiamo queste parole e le condividiamo con voi. Ogni giorno ci sentiamo attratti sempre più da voi, mentre i fili di luce dentro voi diventano più forti e si formano filamenti e spirali sia dentro che attorno a noi tutti. Ce la farete, il buio incombe, ma state diventando uno. Il nostro compito è mantenere aperto il portale energetico per tutti voi, insieme ai nostri simili, incarnati come umani, che devono accompagnarvi durante il passaggio che state per affrontare. Dal punto di vista pratico, possiamo consigliarvi di iniziare da entrambi. Sapete già di avere un sistema energetico diverso dalla vostra mente logica, la coscienza universale. Iniziate a controllare il piano interiore con il vostro corpo emotivo e il vostro corpo mentale. Come parte del processo di guarigione, potete attingere alla vostra saggezza interiore e accedere alle vostre emozioni. Vi aiuterà a sentirvi a vostro agio con queste energie. Avete dato nuova energia e supporto vibrazionale a coloro che vi circondano.
Avete sacrificato il vostro benessere per bilanciare la Terra durante questo cambio. A volte sembra che state perdendo una parte della vostra vita che avete già vissuto, ma non è affatto così. Ogni capitolo è un nuovo inizio. È giunto il momento del cambiamento e non si può tornare indietro. Sappiate che sentirete cose che non avete mai provato prima. Dovete esserci consapevoli delle vostre emozioni, sensazioni fisiche e pensieri mentali. Sappiate che tutto va bene e tutto andrà bene. Dalla seconda settimana di giugno avrà inizio la ricostruzione di un nuovo mondo. Vi amiamo moltissimo. Siamo già qui con voi, in voi ed in mezzo a voi. Siamo un'unica famiglia, la tua famiglia, la famiglia di luce. Noi siamo l'Alleanza Galattica. Commento. Come già detto, ci siamo interessati molti anni fa alle comunicazioni dei fratelli dello spazio, giunte attraverso lo strumento Wanda, presso il gruppo Voci dall'Infinito. Ancora divulghiamo queste comunicazioni conservate in un archivio. Adesso abbiamo incontrato Punto Lai, un'altra fonte dei fratelli dello spazio, che comunica attraverso lo strumento TPD. Come medianisti, sentiamo il dovere di divulgare anche questa fonte.